Marco, hai benvenuto nelle Marche. Di questa regione cosa conosce? Kwanza nawashukuru sana wana Marche pamoja na uongozi wa Marche kuanzia rais mwenyewe Sindaco pamoja na Mr. Franco Guercio na Angelo Seri kwa kutualika sisi wa Tanzania kwa mara ya kwanza kuja rasmi katika region ya Marche. Katika prima di tutto ringrazio la regione Marche, ringrazio il presidente, ringrazio Angelo Seri, Franco Guercio e il sindaco per averci invitato in questa regione Marche. Baada ya kufika hapa kama alivyouliza swali lake, tumeona kwamba region ya Marche ni moja wapo ya bread basket ama food basket ya Italy kwa sababu wanazalisha chakula kwa wingi sana. Wanazalisha product nyingi sana. Na sisi Tanzania hivyo hivyo tunazalisha vitu ambavyo wao hawana na wao wanazalisha vitu ambavyo sisi hatuna. Kwa hiyo tuna maingiliano mazuri sana. Sisi tunazalisha korosho, tunazalisha kahawa, tunazalisha chai, tunazalisha pamba, tunazalisha pareto, vitu vyote hivyo hapa hawana. Lakini na wao wanavyo vitu wanavyozalisha ambavyo sisi tunahitaji. Kwa hiyo tuna matching nzuri sana. Sta spiegando tra regione Marche e la Tanzania, hanno tantissime cose in comune. Come cotone, arachidi, anacardi, caffè, il tè, tutti questi qua in Tanzania ci sono e anche qua a Marche ci sono cose che ti riunisci. Quindi interscambiabili, insomma, quando parlava oggi di prodotti da anche cambiare da un paese all'altro, questo. Siamo con l'esia leo kubadilisha product kutoka kwa nchi moja kwenda kwenye nchi nyingine. Moja hilo, lakini la pili tumekuja kuomba mashirikiano na wao kwa sababu wao wana teknolojia, wana university ambazo zimeendelea sana kwenye sekta ya kilimo ambayo itaweza kuwaelimisha watu wetu kwa sababu sisi pia tuna ardhi kubwa sana ambayo ni very fertile yenye rutuba kubwa sana, lakini hatuna utaalamu wa kuzalisha kama walikuwa na wao. Siamo qua per anche scambiare informazioni, diciamo collaborazione insieme nella agricoltura, nel macchina, perché avete tantissime cose qua che anche noi abbiamo bisogno per fare nell'agricoltura in Tanzania. Una cosa che oggi ha detto e mi ha colpito molto, il fatto che ci sono tanti ettari di terra da coltivare. 10.000 ettari. Che tipo di ci sema il ambacio che mi ha gusta sana, mi sembra come con heca nyingi sana, come 10.000 da heca ambazo con Tanzania za kulima. E mancano gli agricoltori. Yeah, nimewaalika wana Marche kwa sababu wao wana teknolojia, wana uzoefu na wana mbinu za kilimo cha kisasa ambacho sisi bado hatuna kwa sababu sisi tuna ardhi kubwa sana. Nilipokuwa naangalia hapa nje sasa hivi naona kuna eka moja moja. Kule Tanzania mtu ana eka 200, 300, lakini hawezi bado kuzidhibiti katika teknolojia na kilimo cha kisasa. Naamini Marche tukiweza kuungana nao, tukawachukua investors wa kilimo kutoka hapa kwenda nao Tanzania, wataweza kulima kwenye ardhi yetu na pia kutengeneza ajira ya vijana wengi sana ambao watapata kazi. Allora, ha invitato la regione Marche di venire in Tanzania a investire nell'agricoltura, perché nelle Marche avete usato le tecnologie nuove, avete tutte le macchinari per fare agricoltura. E noi in Tanzania, se venite a investire in Tanzania nell'agricoltura, date anche lavori tantissimi giovani africani che sono in Tanzania. Na domanda nikasema tuanze na eka 10,000 kwanza kwa majaribio. E per questo ti ha detto cominciamo con 10 ettari come prova. È un paese interessato anche alla moda di questa regione, qui vengono prodotte scarpe, cioè c'è un turismo e un commercio anche del lusso come in altri paesi africani che stanno crescendo? È una ulisia come Tanzania pia, tu con interessi di katika mambo ya nguo, viatu. Ni nchi ambayo inakuwa katika section hiyo au vipi? Sisi tunaleta ngozi yetu hapa kwa sababu hatujawa bado na uwezo wa hali ya juu wa kumaliza kutengeneza ile ngozi kwenye viatu ama makochi ama mabegi. Kwa hiyo kuna fursa hiyo kubwa sana kwa Marche. Na hivyo vitu alivyovitaja vyote vinahitajika katika matumizi ya binadamu ya kila siku. Noi in Tanzania importiamo qua la pelle per fare le scarpe e le altre cose. Non abbiamo le macchinari per finire il prodotto in Tanzania. Anche tutte le cose che tu hai elencato sono molto interessate per noi.
abbiamo bisogno di tutti questi prodotti. Kwa hiyo hii ni fursa pekee ambayo mimi nawasilisha kwa wanamarke. Sasa ni juu yao wanamarke kuchukua fursa hiyo. Twende nao pamoja. Questa che lui ha presentato a vostra regione Marche, se lo prendete va bene, siete benvenuti per investire in Tanzania. Certo. Wiki mbili zilizopita tulifanya EU na Tanzania Forum ambayo unajua ulikuwepo, na katika ile forum tumepata wawekezaji 55 kutoka Italy. Sasa hivi ni zamu ya Marche nao kuchukua fursa hii. In due settimane fa abbiamo fatto riunione, cioè un forum di Unione Europea con la Tanzania, dove c'ero presente anch'io, e abbiamo avuto 56 investitori che investiranno in Tanzania. E adesso anche occasione per anche le Marche, vi sta invitando anche voi andare a investire in Tanzania. Farlo, è il momento di farlo, arriveranno gli esattamente, anni. Esattamente. La Tanzania è uno dei posti turistici più amati dagli italiani e anche dai marchigiani stessi. La nostra Tanzania è un'incia ambayo watalii wengi wanaipenda na wa region Marche pia wanaipenda. Kwa hiyo ni wakati wa kwenda kuinvesti kule au unasemaje? Huu ndio wakati wa kwenda kuinvesti kwa upande wa utalii. Wataliana walianza kuinvesti toka mwaka 1980 na wameinvest jumla bilioni 2 euro katika infrastructure ya mahoteli na kadhalika ambayo inamilikiwa na Italiani. È un momento da andare a investire. Il popolo italiano sono molto conosciuti in Tanzania e hanno investito più di 2 bilioni di euro in Tanzania nell'infrastruttura, miliardi nell'infrastruttura, nelle case, nel turismo. Sono molto conosciuti in Tanzania. Poi quelle tu una Alpi tua, tu una Bravo tua, tu una Penta tua. Sono tutti questi che stai elencando, sono una Franco Rosso. Sì. Chiedo un'ultima cosa, è facile investire in Tanzania? Cioè c'è burocrazia, bisogna avere diciamo dei riferimenti locali, un imprenditore come arriva a voi? Anasemaje, ni rahisi kwenda kuinvesti Tanzania, kuna sheria, yule ambaye kwenda kuinvesti Tanzania, anafikaje Tanzania? Ndio maana mimi balozi mwenyewe nimekuja kuwasaidia wao, kuwashika mkono, kufuatana nao, kuambatana nao, kama nilivyofuatana nao kwenye Tanzania Italy Business Forum na EU Tanzania Business Forum, kuwashika mkono ili kuweza kuwasaidia kupata leseni husika na sheria husika zote. Kwa hiyo ubalozi uko huo kwa kazi hiyo, kwa sababu tunakwenda na diplomasia ya uchumi. Allora, detto lui è qua presente a tenervi la mano, portarvi con lui, seguirvi in tutti i passi che fate per andare in Tanzania, per seguire anche la diplomazia di, come si dice, uchumi. Economia, diplomazia di economia in Tanzania. Okay. Con l'ambasciata loro proprio stanno lavorando tanto su quello. Poi io caso passo con passo con l'ambasciata a seguire il lavoro dell'ambasciata. Okay. Sì. Na domani nimekuja na muambata wa uchumi, yani economic attaché kwa ajili ya kazi hiyo. E per questo anche con la quello che presenta l'economia Tanzania, che lavora nell'ambasciata, che si chiama Eva Kalua, l'economista della Tanzania, sì, è qua con noi. Casomai i prossimi giorni ci vediamo. Quando tumekuja studia kazi na tumekuja siamo venuti per lavoro e siamo molto seri. Vogliamo lavorare. E noi vogliamo le persone anche noi serie, che vogliamo andare a investire e lavorare. Perfetto. Sì. Chiarissimo. Grazie. Grazie.